Don't go, love is so delicious. Un mare di profumi, di sapori alla trattoria da nonno Giovanni con la serata del pescatore. I protagonisti di questo evento degustativo, prodotti ittici, cucinati e conditi con passione e soprattutto tradizione. Questi nasti bracci. Aiutami a tirar gas do mar na arena, te sempre abraçar. Eccomi qui con un grandissimo chef che questa sera ha preparato un menù davvero eccellente. Allora, che cosa degusteremo? Allora, questa sera per la serata abbiamo preparato come antipasto un polipo all'insalata, incialda di bufala con verdure croccanti su una vellutata di zucchine. Poi a seguire abbiamo un'alice di piena con ricotta, mente e limone, un involtino di pescatrice con pancetta croccante, è un involtino di pesce spada con ricotta, noci e olive su salsa di pomodoro e cozze. Poi abbiamo la classica parmigiana napoletana, però l'abbiamo rivisitata, fatta con melenzane e pesce bandiera, cotta a bassa temperatura in un forno a 100 gradi a pressione. Poi in seguito abbiamo una zuppa di cozze che è la classica napoletana, fatta con crostoni di pane, cozze, scampi, gamberoni e conchiglie di mare. E poi infine, dolcissimo, in fondo c'è il dolce. Il dolce, infine, abbiamo una composta di frutta con una panna cotta al limoncello e salsa alle fragole. Ecco, i prodotti sono ovviamente freschi, di qualità, l'eccellenza. Sì, è tutta materia prima fresca, polipo fresco, tutto fresco. Ecco, e quindi è davvero delicious. Veramente delicious. Delicious. C'è la luna in mezzo mare, mamma mia da marinare. Indiani a contentare, mamma mia pensaci tu. Si ti piglia la pisciaiola, come va, come va, sempre pesce manavena. Si ci piglia fantasia, la pisciolia, figlia mia, oh e mamma, me voglio maritare, oh e mamma. Quanto è bella baccalà, oh e mamma, pesce fritta e baccalà, voglio una guagliotta che mi voglio marità, oh e mamma, e ne voglio marità, oh e mamma, quanto è bella baccalà, oh e mamma, pesce fritta e baccalà, voglio una guagliotta che mi voglio marità. Oh e mamma, pesce fritta e baccalà, che mi voglio marità, voglio una guagliotta che mi voglio marità. Delicious. E abbiniamo a questo menù a base di pesce degli ottimi vini. Sì, qui da nonno Giovanni possiamo degustare, diciamo, assaggiare degli ottimi vini. Abbiamo un'ampia carta di vini, qualche DOC sia di regione che fuori regione. Possiamo menzionare qualche cru qui di Benevento. Abbiamo un Berfiano, tutta la linea, i cru di Benevento di Torrecuso, quindi abbiamo un Berfiano, Fiano di Avellino, che gioca molto sulla sapidità e sull'acidità. Anche un bel Greco di Tufo, sempre per quanto riguarda Casa Vinicola Fattoria Rivolta. Casa Vinicola Fattoria Rivolta, io ci tengo molto a menzionare questa casa perché ho conosciuto personalmente sia il produttore di questo, diciamo, e anche l'enologo, Luigi Mercurio. Una persona molto in gamba che collabora con molte aziende vinicole. Ne possiamo menzionare qualcuna sia per quanto riguarda il Butture, ma non ci spezziamo troppo. Per quanto riguarda questi bianchi possiamo anche menzionare tutta la linea di bianchi di Cangiano. Antonio Cangiano, io anche l'ho visitato questa casa vinicola, si trova proprio a Taurasi. Quest'anno abbiamo anche il Fiano Bechar, che quest'anno ha preso i 3 bicchieri, conferitogli a Antonio Cangiano proprio da Gambero Rosso. Ha avuto questo riconoscimento per quanto riguarda questo vino Bechar, ottimo vino. La differenza tra il Greco e il Fiano, io vorrei solo dire che il Fiano, secondo me, nel mio piccolo, il Fiano gioca molto sull'acidità e sulla sapidità, ha questi giochi di sapidità, invece il Greco di Tufo gioca più sulla mineralità. Abbiamo anche dei rosé, vedo lì insomma dei rosé che sono anche molto particolari, tra l'altro si possono abbinare anche bene a questo tipo di serata dove abbiamo delle pietanze anche differenti. Sì, perché questa sera per esempio abbiamo l'antipasto nostro di mare che voi avete già menzionato e poi per terminare abbiamo una bella zuppa di cozza napoletana, quindi c'è anche il pomodoro e possiamo abbinarli vicino questo DOC G. Un rosso, qui è vinificato il rosato con un aglianico DOC G, conferito l'anno scorso in Campania. Avevamo il Fiano, Greco di Tufo e il Taurasi, l'anno scorso ci hanno conferito, un paio di anni fa, non ricordo bene, la quarta DOC G, che sarebbe l'aglianico del Taburno. Questo qua è vinificato in rosato proprio da questo aglianico DOC G. Quindi non ci resta che fare cin cin! Mi voglio sbattere più forte il mondo quando c'è la sciù. Prima mi dice sì, però ce ne fai morire. Io ho degustato queste ottime bontà e adesso siamo giunti al termine di questo sentiero dei sapori. Ok, spero che sia stato di vostro gradimento e vi aspetto alle prossime serate. Grazie. Girl, love is so delicious.